Suggerisco tocco piume. Hai digitato potenza massima. La palla è dentro. Il parcheggio. Il fallimento è la strada per il successo, diceva qualcuno. Lo sanno bene nel mondo dei videogiochi, dove i flop sono tantissimi. E come dite? No, non stiamo parlando di Ammazza che ha perso il braccio di ferro con lo splendido Tempesta di Ossa, ma di una serie di prodotti bislacchi e console a volte assurde che hanno toppato alla grande. E allora, con un po' di sadismo, ecco a voi 10 clamorosi fallimenti nei videogame. Partiamo proprio dall'annuncio più recente. Google chiude definitivamente, dopo poco più di 3 anni, la piattaforma di gioco Stadia. Lanciata nel 2019 sfruttando la potenza del cloud gaming, adesso è arrivata alla scure sul progetto, chiusura definitiva a inizio 2023. E tutti quelli che avevano comprato il controller di gioco, unica periferica richiesta a cui ci si poteva collegare giocando in streaming, sarebbero stati rimborsati interamente. La chiusura di Stadia dimostra quanto il gioco in cloud sia una tecnologia che deve essere ancora affinata, che tanto si basa sul discorso di server, stabilità e potenza del segnale, sperimentazioni dove anche Microsoft e Sony sono ancora in via di definizione e ottimizzazione. Il pubblico ha risposto: curioso, ma la mancanza di una struttura e progettualità non hanno mai portato un vero interesse al pubblico, a dimostrazione che si possono avere le spalle coperte da grandi risorse economiche, ma se non hai un team che conosce il mercato di riferimento, allora aspettati un forte insuccesso. Dalle stelle alle stalle, per quanto ci siano stati tantissimi detrattori, il lancio di PSP sul mercato mondiale è stato un successo che nessuno si aspettava. Parliamoci chiaro, da decenni ormai il mercato delle console portatili è sempre stato in mano a Nintendo, che ha investito fondi impressionanti avendo dietro il controllo totale di quel mercato. Di 10 persone che si potevano incontrare sul treno a intrattenersi con una console portatile, tutte e 10 sicuramente erano lì ad armeggiare con un Game Boy, un Advance, un Nintendo 3DS. I dati di vendita sono sempre stati lampanti a riguardo, ma indubbiamente all'uscita di PSP qualcuno dalle parti di Sony ha gioito e qualcuno a Nintendo ha cominciato a preoccuparsi. Poi è uscito PS Vita e l'equilibrio è stato ristabilito. Dopo il successo clamoroso di PSP, Sony ha investito serie risorse su PS Vita, con l'obiettivo di ritagliarsi una fetta importante, fallendo la prova di maturità. Al netto di una mancanza di esclusive con un numero inferiore di quelle che ebbe PSP, il prezzo non era assolutamente concorrenziale. A ciò si vanno ad aggiungere anche i costi gonfiati di tutte le schede di memoria espandibile, dato che utilizzavano un sistema proprietario di Sony, dunque non oggetti venduti a basso costo. Aggiungeteci anche che la gestione dello schermo touch rendeva difficile giocare ai diversi giochi, e il piatto è servito. È un uccello? È un aereo? No, è un Nokia Engage. La strabiliante Nokia, produttrice di telefoni indistruttibili tra vecchio e nuovo millennio, agli inizi del 2000 tentò il colpaccio glorioso, creare un telefono che potesse essere anche una piccola console portatile. Idea brillante sulla carta, qualitativamente accattivante, e il nome di Nokia era sinonimo di qualità. Insomma, cosa poteva andare storto? Tutto, praticamente, che si riassume in un concetto preciso. Nokia Engage cosa doveva essere? Un telefono o una console portatile? Nulla di tutto ciò, dove in un'era pre-smartphone Nokia aveva realizzato a tutti gli effetti un ibrido. I tasti non erano pensati per il gaming e pensate che per inserire una cartuccia di gioco bisognava togliere la scocca del telefono e togliere la batteria per trovare infine il vano per la scheda di gioco. Un'azione totalmente scomoda e fuori logica, da cui è nato uno scherzo della tecnologia a cui però vogliamo bene perché ci fa tenerezza. Qualcuno ricorda il Kinect di casa Xbox? Se la risposta è no, non preoccupatevi, perché è stata la stessa Microsoft a scordarsi di questa periferica, annunciata come rivoluzionaria per poi farla sparire progressivamente dal mercato. Siamo nel 2009 e il successo di Nintendo Wii ha dimostrato che c'è un'utenza e un mercato per accessori che possono influire sull'azione di gioco. Con la Wii è stato amore a prima vista, tutti in casa avevano la macchina Nintendo poggiata da qualche parte e il telecomando con sensori integrati allacciati al polso.
senso, ma se si riuscisse a eliminare il supporto del telecomando e utilizzare quello che tutti hanno, ovvero il nostro corpo. Ecco, l'idea del Kinect, amalgamare una webcam e relativi sensori di movimento per giocare senza altri oggetti. Idea brillante e rivoluzionaria che ha visto buonissime vendite, ma una pessima gestione da parte di Microsoft che non è riuscita a rendere la periferica appetibile per il semplice fatto di non avere giochi dedicati che ne potevano giustificare l'acquisto. A metterci il carico è stato anche il fatto che la stessa periferica non funzionava al meglio, la camera non riusciva sempre a riconoscere la forma umana e il controllo di comando vocale non riconosceva mai la voce o le parole espresse. L'abbiamo citata spesso e ora tocca anche alla grande N con uno dei suoi peggiori insuccessi degli ultimi anni, Wii U. In modo speculare a Sony con PSP, anche Nintendo con la Wii registrò un successo planetario assolutamente impressionante. Grazie al controller, alla possibilità di giocare usando i sensori di movimento e alla totale fruizione assieme con degli amici, ognuno aveva una Wii in casa. Forte del suo successo, Nintendo anni dopo lanciò l'upgrade, Wii U, che si rivelerà però essere un flop inaspettato. Oltre alle vendite, troppo basse a confronto di quelle fuori scala di Wii, il problema della nuova console fu una pessima gestione comunicativa. Il pubblico non riuscì a collocare il progetto nel tempo e nello spazio, così era quella che vedevano nei video di presentazione. Un potenziamento della Wii, una nuova vera console, una periferica aggiuntiva. Alla confusione ha fatto strada un approccio al gioco pieno di ostacoli, con molti sviluppatori che si tirano fuori dalla produzione di giochi solo per Wii U. E così la console perse l'interesse del pubblico. Ricordate il piccolo grande mago dei videogames? Film per ragazzi del 1989 con un giovane protagonista che si scoprirà avere un talento naturale per i videogiochi, di cui ne seguiamo le avventure fino a un torneo mondiale, con un premio in denaro per chi riusciva ad ottenere il punteggio maggiore a Super Mario Bros. 3. Ebbene, ancora prima della sua messa in vendita, in questo film vediamo per la prima volta in azione il Power Glove. Un'astuta mossa di marketing che attirò l'attenzione sin da subito su questo guanto che garantiva l'utilizzo dei sensori di movimento e rilevazione della mano, di chi lo indossava nello spazio, garantendo una sorta di tridimensionalità nel movimento con le inclinazioni del braccio. Purtroppo il suo funzionamento era assai complesso e non così semplice così come era stato venduto, anche per via dei soliti problemi riguardo i sensori di movimento che non si applicavano al meglio con tutti i videogiochi del NES già pubblicati. La storia di Apple è contornata da grandi successi a grossi momenti di crisi interna e tra questi si annovera senza ombra di dubbio la terribile tempistica della grande mela di ritagliarsi uno spazio nel mondo videoludico progettando una loro console, la Apple Pippin, data di lancio 1995. I più caparbi avranno già intuito il perché questa console non abbia avuto successo, dato che nel 1995 il settore videoludico ricevette uno degli scossoni più entusiasmanti della storia, ovvero il lancio di PlayStation. Nel giro di poco tutte le altre case di produzione hanno visto il loro successo minato dall'arrivo della rivoluzionaria console di Sony, con Apple Pippin totalmente fagocitata. Insomma, un insuccesso lampo con una console che vendette appena poco più di 40.000 unità, numeri imbarazzanti per Apple, scomparsa dai radar e per fortuna dalla memoria di tantissima utenza. Ci fu un terribile periodo storico per chiunque producesse console che non fossero targate Sony. Era il 1995, mentre PlayStation registrava numeri impressionanti, piazzandosi addirittura davanti al Nintendo 64 per dati di vendita. C'era un drago che progressivamente andava ad affievolire la sua forza vitale, Sega. Il Sega Saturn arriva sul mercato troppo in anticipo rispetto ai tempi, con un prezzo maggiorato rispetto agli obiettivi iniziali. Alla potenza maggiorata dell'hardware di Sony, le vendite di Sega Saturn crollarono in tempi brevi, segnando la prima tacca per l'uscita di Sega dalla produzione delle home console. La domanda dunque sorge spontanea: se il Sega Saturn è stata la prima tacca, la seconda quale è stata? Semplice, il Dreamcast. In molti identificano il Dreamcast come momento chiave per l'uscita di scena di Sega dalla produzione di console per dedicarsi solo alla pubblicazione di videogiochi. Ma questo insuccesso è noto, come abbiamo visto, con Sega Saturn. Dunque, i dirigenti interni di Sega si riorganizzano lanciando nel 1998 il Dreamcast, console rivista e progettata con materiali meno costosi, visto il già grande buco economico lanciato da Saturn. La stessa console era anche un progetto molto valido
valido, riuscendo a sviluppare nuove tecnologie di esecuzione totalmente inedite per il periodo di uscita. E dopo un primo momento di buonissime vendite, arriva ancora una volta Sony a mettere i bastoni tra le ruote. Difatti, dopo il ciclone PlayStation, all'orizzonte vi era un'altra nube scura. PlayStation 2. Il successo del Dreamcast dunque dura appena un anno, il tempo che è servito a Sony per presentare nel 1999 PlayStation 2 e metterla poi in produzione l'anno successivo. In questo frangente tutta l'attenzione era per la nuova console di casa Sony. Addirittura cineasti quali David Lynch si prestarono per realizzare spot al lancio. Con la stampa specializzata ormai tutta concentrata sulla nuova macchina di Sony, Sega prese una decisione drastica. Nel 2001, dopo neanche 4 anni di vita, dismise la console e la storica azienda decise di uscire dal mercato di vendita. In molti avranno sentito parlare di Ouya, in un momento dove si cominciavano a finanziare fortemente i progetti online con raccolte fondi grazie all'incremento delle piattaforme di crowdfunding. Il progetto Ouya è uno di questi, nato, finanziato e lanciato con proclami mondiali per poi morire subito dopo. In cosa consisteva il progetto Ouya? Molto semplice. Alla base dell'idea c'era l'obiettivo di arrivare a un pubblico generico, non tanto gli appassionati, bensì quel pubblico definito casual, che potesse prendere a tempo perso un pad in mano e giocare. Ma il progetto era open source, dunque gli stessi utenti potevano dare il loro contributo, con ottimizzazioni e potenziamenti diretti. Purtroppo anche Ouya ha incontrato le solite difficoltà già citate. Molti publisher non erano attirati dal progetto, dunque nessuno si impegnò seriamente a portare i loro giochi su Ouya, cosa che ne ha decretato una libreria scarna, con giochi che si potevano trovare anche altrove. Altro segnale che ne decretò il fallimento fu che al di fuori di chi finanziò il progetto, al lancio non ci furono vendite significative, con la console che si fermò a poco meno di 300.000 unità vendute, tanti rimpianti e tanti sogni spezzati. E voi ricordavate tutti questi cocenti flop del mondo videoludico? Per caso possedete qualcuno di questi cimeli sfigati? Fatecelo sapere nei commenti, noi ci risentiamo presto, sempre qui sugli schermi di Screenworld. Vuoi giocare ancora? Hai digitato? No!